E siamo di nuovo qua. Problema tecnico. L'ennesimo. Da uccidere qualcuno prima o poi. Chiediamo tantissimamente scusa a tutti quanti. Non riuscite a avere un problema tecnico doppio. Svizzera più Germania. Non so cosa sia successo. Ad ogni modo siamo qui. Namek è primo. Mazzetti secondo. E è successo qualcosa o no? Si è fermato probabilmente Ivi. Assolutamente sì. Andiamo a vedere tutti quelli che si sono fermati. Praticamente si sono fermati tutti a parte Fabione, Mazzetta e Namek. Io purtroppo però non ho immagini così con la comunicazione di servizio. Certo che non le hai, perché io mi scuso anch'io con il pubblico. E arrivano anche le immagini quando Ivi mancano solo le soste di Namek, Mazzetta e Fabione. Perfetto, grazie. Mancherebbe. Quando in pista abbiamo Namek che continua a girare fortissimo ed è impressionante. Dani Alba su Tony. Con le gialle. Sì, chiaro che è partito con le gialle come Mazzetta. Immaginavamo andasse lungo, ma cioè va, con le gialle va più forte di i suoi avversari con le rosse. È quello, infatti. Eh sì. Tony su Dani, vediamo. Stanno continuando a darsele, eh. Evidentemente ci siamo persi solo quella noia che sono... La scia c'è. Tony riprende la posizione su Dani Alba. Incredibile la fine a cui sta facendo Namek, perché andrà sicuramente talmente lungo da pittare e ritornare in pista in testa. Oh, affiancato. No, no. Incredibile, ha preso il dissuasore, non ho mai visto safety la car, safety car. Ma ha sbattuto davanti, non ha sbattuto Zionico, ha sbattuto Zionico in uscita della roggia. Abbiamo visto la sua macchina, sì, con la... No, De Mazzetta, ma 5 secondi. Per il pit limiter, anche lui per il pit limiter. Ragazzi, state attenti, andate un po' più piano dentro i box che vi giocate la gara. Comunque, poco prima dell'incidente Zionico abbiamo visto un numero ad alta scuola prendere il dissuasore interno, proprio questo dove sta passando ora Namek, alzarsi con la macchina su due ruote. Sembrava Ivan Cappelli al Gran Premio di Monte Carlo del 1992, quando parcheggiò la sua Ferrari. Non ricordo, lì, ma prima dell'entro di non ricordo il nome di... Sì, era lì, tra la Rascasse e la Antonino Gassi. Alla Rascasse, si parcheggiò praticamente all'entrata della Rascasse la sua Ferrari su due ruote. Abbiamo visto una roba del genere. Comunque, ovviamente credo che Namek andrà a fare la sua sosta in questo momento di safety car e poi si concluderà gli ultimi 5 giri con la gomma rossa nuova. Secondo c'è anche per via della penalità, credo De Mazzetta ma non abbia perso la posizione anche per la penalità, ma in questo momento Namek si può fermare tranquillamente, bere un cappuccino e ritornare in testa. In teoria la penalità è ancora lì, perché credevo gli la facessero scontare i box. Doveva farla più scontare i box, penso, se facesse un'altra sosta, non a questa. Ok. Quindi è lotta vera tra i due, ma però Fede ha solo 3 secondi se non erro. Io ora vedo solo le bandierine. Andiamo a vedere se anch'io. 5, quindi non è neanche lotta verissima. Sì. Deve passarlo per forza. Mazzetta se vuole. Passarlo e staccarlo di 2 secondi.
Ha pittato Namek? Sì, sta uscendo adesso. Sì, sta uscendo, sto guardando. Ha buttato via il cappuccino. Take a go. Sumit Nemen, come si dice qui da me. Sumit Nemen, ha preso il cappuccino. E assolutamente, poi esce con la rossa. Rossa nuova, rossa nuova, vantaggio. Quattro giri, anzi saranno tre se non due. Che devono compattarsi. Sì, se sono tanto, tanto distanti. Sono... Se li fa compattare non vediamo più neanche un giro. No, drive through per super facile. Andando oltre il tempo del. Vedremo come si comporterà il gioco, perché sinceramente non so in quanto tempo riuscirà a compattare le macchine. La vedo dura. Sarebbe un peccato, perché era la gara veramente bella. Eh sì, sarebbe bello vederle ripartire comunque almeno un paio di giri o tre tutti vicini. Non sia previsto dal gioco finire sotto safety. Lo no, spero. Non credo. Però anche mollarli un giro solo. In questo momento di nuovo vanno Supermash. Si prende anche la penalità ai box. Gara sfortunatissima per Supermash. Nelix riesce a prendere ammonimenti sotto safety. Nelix che mi combini. Che mi combini. Quattro, no dai, il prossimo magari esce. Come fiducioso. Perché stanno arrivando tutti. Ecco, sta uscendo Super Mascio dai box e resta quindi davanti, addirittura in trasparenza. Davanti alla safety car. Dovrebbe essere quello Super Mascio, se non erro. Teoricamente sì. Sì. Comunque qualcuno dei ragazzi mi spiegherà appunto perché Fede c'ha una macchina della Carly con il 5 sponsorizzata Red Bull e De Mazzetta mangia la macchina Carly con i 5 ma ancora con la colorazione vecchia di TikTok, quel ragazzo un po' chiamiamolo un po' esuberante. Probabilmente, ma penso che sì, si possono essere di anni diversi, no? Sì, si possono mischiare, si possono mischiare gli anni probabilmente, perché mi ricordo che c'erano due stagioni di Formula 2 nel gioco con delle, appunto, delle correlazioni leggermente diverse. Comunque è bellissimo, fino a... dovrebbero fare un campionato completo. Dovrebbero fare un campionato completo dopo qui. Ecco qui Nelix con la macchina di Piastri bianco rossa, ora non ricordo il tempo. Comunque sì, era con la Prema, sì, era con la Prema, penso. Sì, sì, Prema fa Prema, sì, Prema. Piglia tutto. Academy Ferrari. Sì. Sono sempre stati, ma fin dagli anni, fin da quando seguo io il motorsport, la Prema era un team dominante nelle formule minori. Se volevi vincere andavi da loro o qualche altro team che ora i nomi non mi sovvengono, e spesso erano italiani. Soprattutto diciamo, nella Formula 3. Niente, un altro giro ci tocca con la Setti. Però confido che sarà l'ultimo. Deve andare almeno gli ultimi due di battaglia, due giri puri senza DRS, quindi sarà lotta ancora più bella secondo me, lotta old style. E De Mascio intanto si ferma ancora. E box, ah sì, è Super Mascio, Super Mascio. Era il drive thru però. Ah, si ritira così, ok. Purtroppo il gioco buggerà e lo rimanderà in pista, immagino. Speriamo non comprometta. Ma no, forse, si è ritirato. Forse no, forse si è riuscito. Purtroppo ritiro, forse è riuscito, sì. Okay. No, no, perché si fa, sì, così per ritirarsi. Però a volte il gioco rimanda la macchina in pista e poi fa casino. Con il bot? E...
quindi aveva un Namek che era il favorito e ha dimostrato fino a questo punto di avere un passo superiore agli avversari. Un ottimo secondo posto per Heavy Met, terzo De Mazzetta, ma entrambi con penalità, e questa penalità però potrebbe essere pesante soprattutto per De Mazzetta, sì. Ma perché hanno solo due giri per staccare gli avversari, non solo devono lottare tra loro, ma hanno due giri soltanto per staccare Scranz, Fabione, diciamo Bornauta e Marchi, che li saranno attaccati. Poi abbiamo di nuovo Dani Alba con penalità, però i quattro piloti che seguono il secondo e il terzo potrebbero giocarsi il podio. È dura per sì, cioè, penalità molto pesante questa per entrambi, per come si è messa la gara, perché ora appunto abbiamo i due giri liberi, e mettere 3 secondi, Fede deve mettere 3 secondi tra lui e Scranz, diciamo virtualmente come battaglia, se le posizioni rimarranno così. Eccoci pronti, fa un po' il Max Verstappen Namek, anche se lui in realtà è campione del mondo con la Mercedes, e mi sembra è ripartito dal ritmo. Fede gli ha fatto tutta la parabolica affiancato, prende tutta la scia. Guardate che Fede vuole provare a passare Namek su rossa nuova, staccata di curva 1 qua, giù il cappello. Mamma mia, giù il cappello per Fede, bisogna dire giù il cappello con gomme gialle, una mescola di svantaggio, ha fatto un sorpassone. Sicuramente Namek sa della penalità di Fede e gli basta stare dietro, ma è sempre pericoloso perché ora è sandwich tra le due Carlin, quello è il gioco. Sì, ma va bene, abbiamo capito. Se ora è... comunque Fede ha messo in una posizione un po' scomoda Namek, perché può venire comunque attaccato da De Mazzetta, ma è un attacco, un contatto, un errore. La gara non è finita, le penalità ci sono, ma bisogna sempre lottare. Fede ci ha mostrato un sorpasso da ripartenza di safety car veramente bello. Ora arrivano le Ascari, non è troppo lontano per attaccare Namek. Dietro sembra tutto andato liscio, non sono riuscito a seguire, ho due occhi soli e seguo i primi. Ho visto Roby purtroppo, quindi, che ha perso posizioni, ma... Sì, è un pelo staccato, sì. Roby si è un pelo staccato. Ora andiamo all'inizio, guasto penalità di tempo anche lui. Andiamo all'inizio dell'ultimo giro, andiamo all'inizio decisivo. Male in parabolica, male Fede, molto male. Sembra che già si faccia attaccare da Namek, e in più De Mazzetta, ma... Eccoli, in 3 affiancati, ovviamente l'ultimo giro. Cosa ci mostrano i ragazzi? In 3 affiancati l'ultimo giro. E chi entra per primo? De Mazzetta, male, poi Fede, poi Namek. Mamma mia. Sono i due penalizzati, purtroppo Fede la perde. Incredibile. E ne approfitta Fabione. Mi sembrava lui. Se non erro. Ah no, è Scranz. No, è Scranz, scusate. È Scranz che non ha penalità, quindi è davanti a Namek. Attenzione! Era quello il fatto, Namek, subendo il sorpasso di Fede, si è praticamente scoperto ad altri attacchi, e in questo momento è quarto, è virtualmente secondo, ma non è... ha perso la testa della gara. De Mazzetta man prova il miracolo, ma non ce la può fare. Ha già 1,5 però su Scranz. Però ne no, ha 5 di penalità. No, chiaro, no, hai ragione, scusami. Quello è Fede neanche, perché ne ha 3. E i ragazzi sono attaccati, sono uno dentro lo scarico dell'altro. Dico lo scarico perché se non ricordo male ce n'è uno solo, come Formula 1. Comunque, che finale. Marco, con tutta penalità. Ora io non riesco a vedere dietro. Namek prova Fede. La prova, ma Scranz, io credo che Scranz, a meno di un errore, occhio alle gufate, come sempre. Scranz credo si porti a casa la gara. De Mazzetta ma non ce Mazzetta la fa. Mazzetta vince. Scranz. Namek sì. Secondo. Fabione terzo. Tornione. De Mazzetta, ma dove è finito Fede? Fede è finito al sesto. Perché De Mazzetta ma ha sfiorato il podio nonostante avesse 5 secondi di penalità. Non ho visto le altre posizioni, mi scuso. È stato un finale devastante. Un finale pazzesco. La macchina di Deledda. Chi è capitata la macchina di Deledda? Che ora corre in DTM, tra l'altro.
Pilota del giorno, Fabione? Non mi ricordo. Bene, ragazzi, sì, che spettacolo! Incredibile, incredibile. Incredibile, soprattutto come purtroppo Name è andato a perdere la corsa, non riuscendo con le gomme rosse nuove a star davanti a Fede con le gialle, sono anche più usate. Che gara, che finale incredibile. I due penalizzati ovviamente hanno lottato lo stesso con il coltello tra i denti. Ma aspettavi un finale così, Nicola? No. Pensavo che Namek andava via di nuovo e basta. Non mi aspettavo una roba del genere. Incredibile, incredibile. Quindi Scranz, Namek, di nuovo giro più veloce. Fabione che si prende un super podio. De Mazzetta, ma anche se non avesse avuto i 5 secondi poteva dire la sua. Bornauta. Fede che purtroppo invece ha perso tante posizioni. E di Team My God, Markil, Alex Sama e Tony Ciccione a chiudere la top 10, quindi prendono i punti. Poi Dani Alba, Joby R1, Driven, Giovannellix, dove è arrivato Guasto, Robison, Mitra, e ritirati purtroppo Super Mascio, Zio Nico che ha sbattuto, e Dani Best anche che ha sbattuto la sua Trident, è uscita anzi a metà della variante Ascari. Che super gara, che bello, dovreste correre di più anche con queste e fare gare sì, più lunghe. Gare più lunghe penso che io non riuscirei neanche a commentarle però perché perdo la voce prima. Sono d'accordo. Bellissimo, bellissimo. È finito così, niente, non abbiamo interviste. Dovremmo fare le interviste, perché non facciamo le interviste? Perché è un po' complicato con... dobbiamo capire come fare con la PlayStation. Però sarebbe bello perché finire sì, così... sarebbe veramente bello finire almeno a tirare giù i primi tre o sentire qualche opinione dei ragazzi, è stata una gara spettacolare, spiace un po' finire ogni volta senza sentire nessuno, senza un post gara, anche per fare i complimenti perché assolutamente diciamo... assolutamente gara fantastica. Vedo che appunto la prossima sarà Silverstone, sì, settimana prossima vediamo appunto il calendario. Silverstone, Austria, Brasile, è quella bandiera lì, Bahrain, aiutami, Bahrain mi pare, sì, Bahrain, bello in notturno, mi piace, le gare notturne mi piacciono. Beh, niente, Nicola, chiudi tu qui, se è da finire, che tu sei finita la live. Direi di sì, per la seconda volta la finiamo e tutti a Silverstone. Grazie sì, mille Davide. Grazie a te come sempre dell'invito. Grazie mille a chi ha partecipato prima e buonanotte a tutti. Viva i Dromedaries!